Ciao ragazze e ciao ragazzi, eccoci qua, un nuovo video. Yeah, sono Nancy, Nancy Amalia, e sono qui per dirvi la mia colazione preferita. Ebbene sì, sapete, il mio pasto preferito è la colazione, quindi voglio dirvi tutte le mie colazioni, cosa faccio, cosa mangio. Quindi ho preso tutte le cose che avevo nel mio cassettone delle colazioni, perché è un cassettone dove ci ficco tutte le cose che mangio per colazione, e vi mostrerò quindi tutti i miei cibi preferiti che mangio a colazione. Quante volte ho detto colazione? 10 volte. Io vi consiglio sempre a colazione di usare la frutta, una piccola porzione di frutta oppure la marmellata. Io uso questa qua, fior di frutta, a modo di usare qualsiasi marmellata, basta che non contenga zucchero, ma solo frutto, al massimo succo d'uva. Come bevanda, ad esempio questo per caffè verde, beh, ma voi potete utilizzare il tè verde, oppure il latte di soia, una tisana, tutto quello che volete. Basta qualcosa, bevete, perché dovete fare plim plim. Uso anche il cioccolato fondente, mi raccomando, il cioccolato, vabbè, anche se non si vedono le cose, è solo dimostrativo, vabbè, scusatemi, che non riesco a mettere a fuoco, aspettate, faccio così, ok. E questo è il cioccolato fondente, voi qualsiasi marca, ma al solito, però prendetelo più del 70%, così c'è meno zucchero, meno burro e c'è quasi tutta percentuale di cacao. Lo yogurt greco di qualsiasi marca, ma al solito, però l'importante è che sia 0%, perché 0% è quello naturale e ha zero grassi e tutte proteine, quindi ottimo. Poi nello yogurt io utilizzo tipo biscotti, cereali oppure questi. Questi sono proprio una versione ancora più light dei biscotti e sono farro soffiato. Voi potete utilizzare riso soffiato, addirittura c'è anche la quinoa soffiata, perché sono dei cereali soffiati molto leggeri che contengono pochissime calorie, quasi zero, e rendono lo yogurt un po' più saporito e sfizioso. Come i biscotti, io nell'ultimo periodo stavo adorando questi qua di Galbusera, sarebbero col cuore e più integrali, sono pressoché simili, sono dei biscotti quasi tutti integrali e praticamente non hanno burro, non hanno olio di palma, hanno solo olio extravergine di oliva, non hanno tanto zucchero, quindi sono con miele, aiuto, hanno anche lo zucchero di canna integrale, insomma hanno 70% di grassi saturi in meno, quindi è una buona alternativa ai biscotti pieni di olio di palma. Certo, se poi volete fare proprio una colazione super sana, invece dei biscotti potete utilizzare le fette biscottate integrali. Le mie preferite sono queste, sono le bio fette biscottate integrali biologiche, quindi hanno una percentuale al 50% di farina integrale e l'altro 50% è grano zero. Consegnatemi anche una fetta biscottata integrale proprio 100%, perché io non riesco a trovarla al supermercato. E poi hanno l'extravergine d'oliva invece dell'olio di palma, senza zucchero, quindi sono proprio light rispetto ai biscotti. Se siete proprio super golose, io vi consiglio questi. Questi sono i famosissimi tortini di farro al cioccolato, che io adoro. Compro sempre all'Auchan, ogni volta che vado all'Auchan la prima cosa che compro sono questi qua, dei tortini di farro al cioccolato. Sono buonissimi, sono tipo delle merendine brioche con dentro tutte gocce di cioccolato fondente. Yeah, sono troppo buone ragazze, io l'adoro. Poi ovviamente non c'è olio di palma, c'è zucchero di canna, c'è farina di farro, olio di girasole, gocce di cioccolato, insomma c'è anche lo zucchero, uovo, quindi è una buona alternativa alle solite merendine ricche di zuccheri e di grassi. Sono andata velocissima perché devo scappare in palestra, quindi questo è tutto. Queste sono le mie colazioni preferite. Dimenticavo per l'ultima cosa questa, la crusca d'avena. Questa pure la potete comprare in tutti i supermercati. Sono tutte cose che io compro al supermercato, non nei negozi biologici che magari sono molto molto cari. Queste sono tutte cose economiche. La crusca d'avena costa 1 o 2 euro e vi dura un sacco di tempo e serve per il porridge, che è una colazione, la colazione più sana del mondo, perché praticamente vi gonfia, vi ferma un po' l'appetito e la fame e vi fa andare anche molto di corpo. Quindi comunque vi tiene in forma, leggera, ed è perfetto perché molto proteica la farina d'avena e la crusca d'avena, quindi ve la consiglio per il porridge con la ricetta che abbiamo fatto noi nel nostro canale, quindi ve la lascio qui sotto, qui sopra, come volete voi. È buono perché il porridge, perché come se fossero tipo di biscotti baciullati nel latte, a me piace, d'inverno l'adoro. E questo è tutto ragazze, spero che vi piaccia questo nuovo video che ho pensato sulle mie colazioni preferite. Ditemi se volete anche un video sulle mie merende, sui pranzi, sulle cene, ditemi pure se volete video sui nostri esercizi fisici per essere al top. Grazie, grazie, grazie per avermi seguito in questo video, spero di non avermi annoiato, no, io non mi sono annoiata, che voi non vi siete annoiate. Se vi è piaciuto mettetemi un pollice in su, mi fate un sacco felice. Grazie, 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 ciao, yeah!